g di zucchero, 5 uova, 300 g di frutti di bosco, 400 ml di panna per dolci, un cucchiaio di glucosio, un cucchiaio di preparato in pasta e lamponi e un baccello di vaniglia. In una terrina apriamo un uovo, dopodiché separiamo i tuorli dagli albumi. Aggiungiamo ai tuorli lo zucchero e iniziamo a miscelare con una frusta. Portiamo il composto a bagnomaria sui fornelli e continuiamo a mescolare. Per ottenere un composto spumoso occorrerà un po' di tempo. Quando prenderà l'aspetto di una crema, lo togliamo dai fornelli e lo lasciamo raffreddare mescolandolo di tanto in tanto. A questo punto montiamo gli albumi a neve ben ferma. A parte montiamo la panna con le fruste elettriche. A questa andremo ad aggiungere i semi di vaniglia. Prendiamo uno stampo per tronchetti e lo foderiamo con della carta da forno bagnata e strizzata. In questo modo aderirà perfettamente alle pareti dello stampo. In una terrina aggiungiamo al glucosio gli albumi montati a neve. Aggiungiamo delicatamente la mistura di uova, quindi incorporiamo la panna. Misceliamo il composto, aggiungiamo i frutti di bosco e il preparato in pasta e lamponi. A questo punto lo andremo a versare nello stampo e lasciamo il semifreddo in freezer per 3-4 ore. Quando si sarà solidificato, sformiamo il semifreddo e lo serviamo a fette, magari accompagnato con dei lamponi.